cosa ci fai qui? La porta era aperta. Ti ho detto che quella era l'ultima volta. Per poco non mi scoprivano. È così che tratti tuo fratello, eh? Ma lo può capire che sto male? Il metadone. E mi dice neanche. Ti ho detto che non posso più farlo. Sono un infermiere, non un ladro. Ma ti ricordi cosa disse la mamma prima di morire? Io ti ho aiutato. Io ti ho sempre aiutato. E continuo ancora a farlo. Ma guardatelo. Il grande uomo, la donna, il lavoro. Una vita meravigliosa. E non riesce neanche a guardare suo fratello negli occhi. Basta! Buffo, basta! Sei completo un casino, cazzo. Cazzo. Va bene, arrivo subito. Arrivo. Risponde la segreteria telefonica di Antonio De Angelis e Claudia Goffi. Lasciate il vostro messaggio dopo il segnale acustico. Ma porca miseria, si può sapere dove sei? Ma ti costa tanto telefonare invece di inviarmi messaggini? Sono un sacco di giorni che non ti sento. Comunque sono arrivata ieri a Mosca e domani sarò già a Parigi. Questo lavoro giuro che prima o poi lo voglio. Fatti sentire. Ciao. Oh, eccolo qua. Oh. Il grand'uomo. Che c'è? È finita la roba. Non è quello. Ho ucciso mio fratello, mi deve aiutare. Non so se hai capito chi sono. Io venno a roba, non nascondo cadaveri. Mi devi aiutare, ti prego. Mio fratello era un infermiere. Io ti faccio passare tutte le medicine, te lo giuro, tutte. La soluzione ci starebbe. Tuo fratello. Vive da solo? No. No. Sta con una ragazza, ma lei non c'è, sta via per un bel po'. Va bene. Vieni con me. Che cazzo hai fatto? Se sparisce un infermiere qualcuno se ne accorge, ma se sparisce un tossico non gliene frega un cazzo a nessuno. Non credi mica che non ti costerà nulla. Da oggi pierò l'80% del nuovo stipendio. Inoltre, una volta a settimana passerà un uomo per piadder metadone che pierai all'ospedale in due lavori. Mo va, la casa è pulita. Goditi la vita nuova.